Il programma è basato sul format olandese di Lorno Deal, prodotto da Endemol. Con oltre 2300 puntate prodotte, è considerato uno dei giochi a premi di maggior successo della storia della televisione italiana, nonché tra i più controversi, poiché oggetto di molteplici accuse sull'effettiva veridicità del suo svolgimento e su presunte irregolarità orchestrate dagli autori, sollevate a più riprese dal diretto competitor Striscia la Notizia e discusse mediante azioni legali. Polemiche rilevanti si sono manifestate anche col Codacons, l'Unione Nazionale Consumatori e la Commissione di Vigilanza Rai. Lo scorso 17 gennaio, durante la puntata di Affari Tuoi andata, come al solito in onda su Rai 1, si è consumato un vero duello. Da un lato il concorrente con il suo pacco e dall'altro il famigerato dottore. A mediare il grande conduttore Amadeus, che fino alla fine si è trattenuto dal compiere un gesto che ha conquistato tutti. Lo spettacolo è stato da cardiopalma, regalando grandi emozioni. Dall'inizio la puntata è stata, infatti, caratterizzata da una vera e propria escalation di offerte volte a far lasciare il pacco al concorrente. Ma non c'è stato nulla da fare fino a quel momento. Il nome del partecipante è Luca, e al suo fianco era presente il giovane figlio. I due hanno tenuto duro fino in fondo, e alla fine il successo è arrivato. Dopo aver rifiutato offerte per 29.000 e 40.000 euro, la rivelazione fatta dal duo di concorrenti emiliani ha spezzato il cuore a tutti quanti. Mia mamma soffre di Alzheimer ma ogni giorno mi chiede di portarle dei soldi. In seguito a queste parole la sfida si è conclusa con il partecipante, che ha accettato la proposta del dottore e si è portato a casa 75.000 euro.